Salve a tutti e bentornati. Mi stavo domandando in questi giorni, ad oggi ha senso acquistare un iPhone SE del 2020, ad oggi che siamo a metà del 2023? Però prima di iniziare a raccontarvi quello che ne penso io e se ne valga la pena, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace sotto questo video per supportare i miei lavori e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'aveste fatto. Per ora lasciamo perdere i convenevoli e iniziamo. L'iPhone SE del 2020 è uscito naturalmente nel 2020 e cos'ha? Ha la scocca di un iPhone 8, quindi diciamo prima di questo era l'ultimo iPhone col Touch ID e con dimensioni compatte, ma con il processore che montava l'iPhone 11 Pro Max e 11 standard. Quindi un signor processore, perché tutti i video che io ho iniziato a fare i video sul mio canale YouTube con l'iPhone 11 Pro Max, che adesso ho regalato alla mia fidanzata, e dopo essere passato al 13 Pro Max, quindi ancora oggi un signor processore perché lo usa e problemi non ne ha dati, e io l'ho usato fino a un paio d'anni fa, quindi assolutamente top. Quali sono i tagli di memoria che troverete appunto quando se andrete ad acquistare un iPhone SE, che diciamo è il base gamma, ovvero quello che costa di meno di tutta la line-up, e soprattutto questo qua costa ancora di meno perché è un ricondizionato, quindi andrete a risparmiare ancora qualche soldino in più che non fa mai male. I tagli di memoria sono da 64, 128 e 256 GB. Un po' anacronistici se vogliamo, perché 64 GB è molto molto poco ad oggi come taglio di memoria, però ipotizzando che l'uso di questo smartphone non è per un uso fotografico, videografico, quindi per fare foto, fare video, ma soprattutto da fare foto video occasionali e molto parte telefonica, parte social, secondo me sono più che sufficienti anche 64 giga per l'uso che bisognerà farne con questo smartphone. Poi, una delle parti più importanti che ha uno smartphone sicuramente lo schermo, quindi più si vede bene e più nitido meglio è, perché non affatica la vista e godrete anche di più a guardare contenuti multimediali. Lo schermo è un IPS LCD da 4,7 pollici nel caso dell'iPhone S, di tutti gli iPhone SE, a parte l'SE di prima generazione che era è ancora più piccolo perché era un 5S aggiornato, ecco, con una 326 ppi di densità di pixel e comunque una buona illuminazione. Abbiamo praticamente il picco massimo di luminosità è questo qua, e all'interno tra l'altro abbiamo già la possibilità di avere il night shift e il true tone, quindi la possibilità di che la luminosità dello schermo si autoadatti e si regoli automaticamente in base alla luminosità che abbiamo nell'ambiente circostante. Quindi ottimo, perché comunque un buon display, funziona molto bene, i colori sono molto ben tarati. Certo, non avrete la qualità, la nitidezza di un display OLED, però per uno che non ha necessità di vedere molti contenuti o display alta risoluzione, secondo me questo è un ottimo connubio ed è ancora oggi un ottimo IPS LCD e un ottimo schermo. Sicuramente balzano gli occhi le dimensioni, ovvero avere uno smartphone che ad oggi nel 2023 si teneva in mano comodamente e in tasca non si sente è sicuramente un plus, e un po' mi mancano, ovvero questi smartphone così piccoli. E uno smartphone veramente molto piccolo, perché vi dico, guardate la mia mano e guardate lo smartphone, quindi è più grande la mia mano dello smartphone tra i due, però molto comodo, dimensioni compatte, ultra leggero, siamo sui 150 grammi, e questo qua si riesce tranquillamente a tenere con una mano tranquillamente e a raggiungere qualsiasi zona dello schermo con una sola mano. Sicuramente è anacronistico, perché ad oggi con tutti i display grandi sicuramente si vedono molto meglio i contenuti multimediali, però comunque come dimensione secondo me è ottimo per l'utente a cui gli voglio consigliare o che secondo me può avere un senso acquistarlo per determinati ambiti. Quindi come dimensione secondo me è ottimo veramente. Altra cosa che balza l'occhio è che dal Face ID che abbiamo praticamente dall'iPhone 11, dall'iPhone X, scusate, in poi, abbiamo qua invece abbiamo il famoso touch, il famoso tasto Home, quindi il Touch ID, il tasto Home che era quello, il vecchio modo per sbloccare gli iPhone. E qual è il pregio e difetto? Sicuramente i vantaggi sono molteplici, ovvero quando noi avremo il telefono posato su un tavolo, basterà che noi andiamo a premere col dito sul telefono da spento per entrare direttamente per sbloccare il telefono e poter utilizzarlo. Cosa che invece con il Face ID dovete inquadrarvi per riuscire a sbloccarlo. Però vi dico, funziona veramente benissimo nonostante sia ricondizionato, ottimo, 5 volte, sblocca 5 volte, anche col dito leggermente umido lo sblocca. E per esempio se andate ancora oggi in ospedale in alcune zone dove è obbligatorio mettere la mascherina, col Touch ID non avrete problemi a sbloccarlo perché basterà il dito, mentre invece con la mascherina dovrete inserire per forza il codice di sblocco. Quindi secondo me
Il Touch ID per alcuni versi è comodo perché effettivamente potrete sbloccare il telefono anche da sul tavolo senza dover inquadrarvi per forza il volto. D'altra parte è vero che ad oggi ormai il Face ID è diventato un'abitudine, quindi comunque è più presente il Face ID rispetto al Touch ID, però Touch ID dell'iPhone 8 sicuramente sempre il top per quanto riguarda lo sblocco e non fallisce assolutamente mai. Oltretutto col Touch ID potete mettere 5 impronte diverse, quindi se fosse un telefono aziendale, un telefono che utilizzate in cucina, quindi che tutti possono usarlo, chiunque può sbloccarlo. Il Face ID può memorizzare un solo volto, è vero che è più sicuro, però per esempio se voi dovete utilizzarlo in cucina o un uso promiscuo in azienda, sicuramente è un po' al limite, dovete inserire per forza col Touch ID, col Face ID, il codice, mentre col Touch ID con 5 dita potete tranquillamente darlo da usare a chiunque all'interno di un'azienda o di una casa. Poi la fotocamera, che è uno dei punti focali ad oggi dello smartphone, questa qua è una fotocamera che è la famosa fotocamera dell'iPhone 8, ovvero 12 megapixel, apertura f1.8, che comunque era già una buona apertura, però qual è il vantaggio? Che non è che è migliorata rispetto all'iPhone 8 la fotocamera, ha migliorato il processore, ovvero essendo un processore, una 13 Bionic, che veniva montato sul top di gamma dell'iPhone 11, e diciamo che le foto e video sono migliorate molto tramite il processore che le migliora. Quindi a livello fotografico, buone foto, buoni video, dopo vi farò vedere qualche piccola estrapolazione, e metteva a fuoco, potrete fare tutto quello che dovete fare, che potrete fare naturalmente con qualsiasi iPhone, perché la fotocamera è assolutamente la stessa. Molto molto bene il microfono, molto bene anche la stabilizzazione ottica se dovete fare dei video, quindi ottima. Invece frontalmente abbiamo una fotocamera da 7 megapixel, apertura focale 2.2, quindi anche lì una buona apertura, e potrete anche farvi delle foto con l'effetto bokeh, quindi veramente completo di tutto. E naturalmente è da 7 megapixel, quindi la qualità è quella che è, però se uno non interessa fare molte foto o non prevede di fare molte foto e neanche molti video, secondo me va già bene. Arriva a una risoluzione di 4K a 60 fotogrammi al secondo, sia con la frontale che con la principale, quindi anche per i video assolutamente promosso. Poi un'altra cosa che uno pensa è la ricarica. Questo qua supporta una ricarica tramite il cavo, naturalmente, che troverete in confezione, che potrete anche decidere voi se prendere oppure no, perché ci sono le varie opzioni con o senza cavo. Vi premetto che qua sotto in descrizione vi lascio il link sia per Amazon sia per Trend Device, che sono i due posti dove solitamente si troverete ricondizionati a un prezzo anche molto vantaggioso, e soprattutto potrete comprarli anche a rate, cosa non da poco. E ricarica tramite cavo, batteria da 1700 mAh se non vado errando, e oltre tutto c'è anche la possibilità di avere la ricarica wireless, quindi portando su una batteria wireless potrete ricaricarlo, o addirittura montandoci un anello magnetico potrete utilizzarlo anche tramite la ricarica MagSafe, che ho già fatto un video che vi lascerò qui in alto e comunque sotto in descrizione, per rendere compatibili tutti gli smartphone normali con la ricarica wireless a ricarica MagSafe. Il vero tallone d'Achille è la batteria, perché effettivamente la batteria è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ovvero io tenendolo acceso praticamente ieri, io tenendolo acceso stamattina praticamente ho consumato, stando fermo, non facendo niente, vi arriva a consumare, andare a fine giornata, il 30%, quindi effettivamente molto molto pesante e impegnativo l'uso della batteria. E se lo utilizzerete in modo, diciamo, impegnativo, almeno un paio di ricariche durante la giornata dovrete fare. Naturalmente è un iPhone piccolo, quindi è logico che sente anche un po' il peso degli anni, più anche il peso del fatto che il processore, aggiornandolo, tenderà a far fatica e a dover utilizzare più energia della batteria per poter fare le funzioni. Però comunque con due ricariche, se non avete bisogno di avere essendo un telefono, diciamo, secondario, non avete bisogno di avere una super batteria, e con due ricariche arrivate tranquillamente a fine giornata. Qua invece è una prova in condizioni di scarsa luminosità con la fotocamera principale dell'iPhone SE, naturalmente è in 4K a 24 fotogrammi al secondo, che è la risoluzione ideale per registrare in condizioni di scarsa luminosità. Poi quindi comunque farò una prova all'esterno con la stabilizzazione per far vedere anche, capire anche la stabilizzazione dell'immagine che ha questo iPhone SE del 2020.
Quindi, dopo che avete visto la panoramica di come il telefono e le specifiche, e dopo che vi ho parlato di cosa ne penso di questo telefono qua, ora vi dirò cosa ne penso io in effettiva e a chi lo posso consigliare e se ne valga la pena acquistarlo. Però se ne vale la pena acquistarlo e a chi secondo me è arrivato questo smartphone qui all'esterno, così capirete anche meglio come funziona il microfono all'aperto e come registra la videocamera in condizioni di luce ottimale. Com'è? Perché varrebbe la pena comprare un iPhone SE del 2020 e a chi è rivolto secondo me? Allora, io le suddivido in due famiglie, diciamo così, due gruppi. Il primo gruppo è un ambito lavorativo, ovvero averci, se uno vuole dividere la parte lavorativa dalla parte privata, quindi vuole tenere lo smartphone principale come top di gamma per la parte privata, mentre invece la parte, avere un secondo telefono per in ambito lavorativo, quindi per la sim lavorativa verso un secondo telefono, secondo me questo va molto bene. È vero che si potrebbe dire che in commercio ci sono anche gli iPhone 12, l'iPhone 13 ricondizionato, l'iPhone 11 che sono già meglio perché hanno tutto schermo, sono più grandi, però ad oggi secondo me per avere un telefono secondario complementare a uno principale, secondo me un iPhone SE, se non si hanno particolari esigenze e l'esigenza principale è solo quella di chiamare, mandare messaggi o visionare le mail, secondo me questo qua va molto bene. Quindi per chi cerca un iPhone secondario per dividere la parte lavorativa dalla parte, privata, o comunque avere un muletto avere un telefono muletto da utilizzare un po', non proprio in maniera molto attenta, però per esempio faccio nel mio caso, nel mio esempio in cucina da me, dove io posso avere le mani sporche, secondo me un iPhone SE di questo genere va più che bene. Poi il secondo gruppo di persone a cui io direi che ne vale la pena di investire su questo smartphone, o che secondo me potrebbero pensare di acquistarlo, è un gruppo di persone tipo gli Amarcord, dei telefoni piccoli, compatti, che si tengono bene in mano, che si tengono bene con una sola mano, che stanno molto bene in tasca senza dar fastidio, e per esempio tipo anche le persone che hanno una certa età, per esempio anche le persone oltre 50 anni che non vogliono avere un telefono iper mega grande perché non hanno bisogno di visionare molto spesso contenuti multimediali, vedere foto, film, video, quant'altro, che non hanno bisogno di avere una fotocamera super iper performante e di fare dei video, ecco, quelle persone sono molto consigliate. Per esempio mio papà è uno di quelli che adora avere quei telefoni qua piccoli, compatti, che anche a me piacciono molto, non come questo modello, però se avessi un iPhone uno smartphone più piccolo sarebbe anche più tascabile e quindi avrei meno difficoltà a tenerlo con una sola mano e a portarlo in tasca. Quindi questo telefono come secondo gruppo lo consiglio a tutte le persone che vogliono avere un telefono piccolo, compatto, leggero, tascabile e con uno sblocco molto molto veloce, con uno sblocco che non dia assolutamente problemi e che costi anche abbastanza poco, perché comunque questo qua costa 170 350 200 euro ricondizionato, e quindi secondo me per chi non ha bisogno di fare molte foto o molti video, o deve farle molto occasionalmente e non ha bisogno di avere uno schermo super iper definito, ma ha bisogno di avere un telefono che funzioni bene per chiamate, messaggi e andare a visionare qualche contenuto social con Twitter, Facebook o Instagram, secondo me questo qua è un telefono assolutamente adattissimo per un prezzo molto basso. Quindi, dopo che ho detto i due gruppi alla quale li vorrei consigliare, e dico, allora, mi ha sorpreso perché era da tanti anni che non tenevo più in mano un telefono così piccolo, compatto e tascabile. Certo, rispetto al mio iPhone 13 Pro Max top di gamma non c'è storia, perché come qualità della macchina superiore di 100.000 volte superiore all'iPhone 13 Pro Max, però non posso fare paragone perché sono due prodotti fatti per due categorie diverse. Comunque vi dico, mi ha sorpreso e non pensavo fosse così valido come telefono, anche a livello foto, anche a livello video e audio, e secondo me il microfono lavora molto molto bene. Quindi devo essere sincero, iPhone SE 2020 per queste due famiglie super iper approvato e lo consiglio assolutamente anche come telefono secondario per chi lavora. Bene, spero che il mio video termina qui, spero ovviamente vi sia piaciuto, grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima.